Siamo sempre a bordo di Unicredit, questo è il pozzetto. Come vedete queste barche sono molto molto larghe, questa barca è infatti larga 4 metri e mezzo, nonostante sia lunga solo poco più di 12. Ci sono infatti due timoni, ovviamente collegati fra di loro, non fanno cose indipendenti, che mi consentono di timonare sia da un lato, quindi immaginate la barca sbandata mentre vado di bulina e posso timonare così, oppure posso portarmi dall'altro lato. I timoni ovviamente sono controllati a mano, ma possono essere anche controllati tramite i piloti automatici, di cui ce ne sono due a bordo. Ce n'è uno da questo lato e uno dall'altro lato. Sono indipendenti fra di loro e si può scambiare tra uno e l'altro nel caso di un'avaria. Qua ci sono i classici winch, questo piccolino viene utilizzato per controllare la volante aiuta a sostenere l'albero e si utilizza sia la volante sopravvento sia la volante sottovento quando prima di virare. Altri winch sono per esempio questi del Genoa e questo è il winch della Randa con poi il carrello che controlla la posizione. Degli altri strumenti che vedete qua dietro, questi accrocchi, questo è un'antenna di un telefono satellitare che mi consente di ricevere email e di fare telefonate a bordo. Questo è un secondo satellitare di un sistema leggermente diverso. Questo è un terzo sistema satellitare, quindi come vedete c'è un sacco di tecnologia a bordo. Il resto invece sono dotazioni di sicurezza obbligatorie per la regata. Questa sarà la balise che invierà la mia posizione durante la regata, che voi vedrete aggiornata sul sito della regata ogni 4 ore. Quindi è questo che invia la nostra posizione.